Ma che sono le parole cancello? Cancello di Mombello, cancello di Mombello, cancello traditore, entra tra tutte le ore, l'uscita non si sa. Cancello di Mombello, cancello traditore, entra tra tutte le ore, l'uscita non si sa. Proviamo un po' alla volta a cambiare il suono. Domani sera c'è uno spettacolo qua. Vieni là. Ciao! Ciao! Anna Caramella! Fatto con i cittadini, abbiamo anche fatto una serie di sopralluoghi all'interno dell'ex manicomio che servono un po' per conoscere anche, insomma, per percepire l'atmosfera del luogo e un po' anche per trovare materiali. Abbiamo trovato oggetti, una panchina, un lavandino, una camicia, insomma, che abbiamo sempre rispettando tutto quello che ci è stato raccontato. Ho cercato di lavorare sulla semplice azione, sull'esecuzione dell'azione. Cosa mi dice l'azione da sola? Avevo È una semplice, falsa idea dei nostri corpi che da tanto tempo ci occupano, aspettando a farla saltare. Allora, capito? Cioè, lui un pochissimo in 10 minuti. Grazie.
io incontro persone. Incontro persone e spesso quello che mi raccontano è anche pesante, è anche forte, è anche drammatico. Ho 7 anni, sono di fronte al cancello, al terzo piano di un edificio. C'è una facciata giallina là nella finestra. Vedo apparire una macchia bianca. Io so che quella macchia è mia madre, nella sua vestaglia da ricoverata. Io sto col nonno. Il nonno mi dice: alza la mano, muovila tanto, così ti vede. E io muovo. Ora, dovevi fare una sola chiamata di 15 minuti, una volta a settimana, che veniva registrata. Anche la posta veniva controllata. Le lettere arrivavano già per anche quando dovevo spedire lì. Questo libro nasce da una mia esperienza, un'esperienza di lavoro a Cagliari come direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Dopo 3 mesi che ero lì, sono venuta a conoscenza della morte di un uomo nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura che era rimasto legato al letto per 7 giorni di seguito. Significa, per esempio, che nei manicomi non si possono usare i coltelli perché sono pericolosi, ma non si possono usare neanche le forchette perché sono pericolosi. Io vi faccio provare a mangiare qualcosa di molto buono, appena fatto, di assoluta buona qualità. Provate, buonissimo. Ha il piccolo difetto che sono spaghetti e che voi dovete mangiarli con le cucchiaie. Allora, nel nostro immaginario il matto lo riconosciamo per una serie di cose. Prima urla, secondo mangia con le mani. Perché mangia con le mani? È molto semplice. Mangia con le mani perché come cazzo mangi questa cosa dopo un po' se c'hai fame? Quando abbiamo iniziato questo percorso come centro studi nel 2001, una delle cose che ci ha preoccupati di più era quella di salvare la biblioteca storica e importantissima. Abbiamo salvato 400 che vede esposte ancora ad asciugare perché sono state recuperate da postiumi, di scantinati. Abbiamo messo ad asciugare per recuperarle. Siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti, pecore nere di ogni famiglia, noi giochiamo soltanto con chi ci somiglia. Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera, siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori. Sembriamo un popolo di mendicanti, basta
vorrei scappare per volare, andare via e andare a casa. In queste pagine l'autore descrive il suo mondo, una realtà composta dai familiari, gli stessi che non ha mai visto e sono mai andati a trovarlo, ma anche da una cosmologia fatta da pianeti e elementi chimici. Sono descritti anche gli eventi del mondo, gli effetti delle guerre. Ci sono anche la città natale, Roma, e il luogo di ricovero che gli nega la libertà, Voltaire. Giochi di parole, allitterazione di segni, schemi, numeri, nomi di paesi e nomi di persone. Crediamo che la memoria sia legata soprattutto alle storie delle persone che hanno vissuto le esperienze di cui la memoria parla. Noi possiamo fare mille fotografie, mille spettacoli teatrali e mille musei, ma niente equivale a quello che possono raccontarci le persone che hanno attraversato un'esperienza. Tantissimo questo che accomuna tutti noi che siamo qua e tutti noi che ragioniamo su questo. Esperienza, forse il viaggio di collegamento all'inizio di un museo possibile.